Salve a tutti. Oggi riaffronteremo con un video di Griffin, e come mi ero ripromesso nell'ultima missione, un argomento ostico. Tutti sappiamo come ormai Bookit abbia fatto sparire i veri server vanilla di Minecraft. In particolare un plugin fra tutti quelli disponibili è particolarmente odioso. Blockme. Comunissimo nei server created e di fatto quasi impossibile da griffare. Quasi, appunto. Tempo fa infatti avevo fatto vedere con due mie missioni come i Viter potevano radere al suolo questa tipologia di server senza fatica. Purtroppo però ormai lo spam dei Viter nei plotmi è di default disabilitato. Quindi è divenuto necessario trovare altre soluzioni. Per fortuna, il team di ricerca e sviluppo di ABC Predator sta lavorando per voi. Eccovi quindi due nuove tecniche fresche già pronte per l'assedio. La tecnica numero 1 l'ho chiamata I Load Trains. È una tecnica molto semplice da eseguire ed efficace su tutti i plotmi. Il principio di funzionamento, come vedete, è molto semplice. Dato che i minecart accelerati sono in grado di passare le protezioni di plotmi, è possibile utilizzare i carrelli per floodare lotti vicini al proprio, come vedremo, anche l'intero server. Inoltre questo tipo di flood avrà il non trascurabile effetto collaterale di far laggare i giocatori che si trovano vicino ai carrelli, compreso io in questo video, comportandosi come un lag pack. Per ottenere il flood migliore possibile, consiglio di costruire una scalinata larga 3 in un lato del vostro lotto rivolto verso le costruzioni altrui. Poi, costruite due file di rotaie paupere dagli estremi della scalinata, come vedete nel video. In cima alla scala, mettete quindi due rotaie rilevatrici e quindi collegate il tutto con 3 rotaie normali. Non vi resterà che droppare minecart sulle rotaie normali per floodare prima la strada sottostante e poi lotti vicini. Le rotaie powered hanno il vantaggio di far tornare meno indietro verso di voi i carrelli durante gli spike di lag ed inoltre imprimono più energia, portandoli più lontano. Come tipo di carrello da usare consiglio i minecart con fornace. Sono più pesanti degli altri tipi e quindi accumulano più energia con la gravità ed inoltre non correte il rischio di salirci sopra o aprirli, mentre li droppate premendo continuamente il tasto sinistro del mouse. La cosa più bella di questa tecnica è che i carrelli dopo un po' di tempo, per un meccanismo che ancora non ho capito, incominceranno a muoversi da soli andando a spasso per tutte le strade del server, portandosi ovviamente appresso il loro pesante carico di lag. È quindi possibile con questo giochetto creare un lag pack di dimensioni inimmaginabili. Grazie mille anche per questo bootkit. Ovviamente, tutto questo funziona anche con altri plugin tipo World Guard Residence, a patto che la protezione delle zone non impedisca ai carrelli di passare i confini. E altrettanto ovviamente, se il server ha Clear Lab questa tecnica è inutilizzabile. Infatti in tal caso i minecart saranno rimossi in automatico quando agirà il plugin. Ricordatevi poi che un bravo admin ha sempre i comandi per rimuovere in automatico tutte le entità del server, carrelli compresi. È quindi sempre buona norma usare questa tecnica o con gli admin nabi o con gli utenti senza poteri o il vostro lag pack durerà ben poco. Perché mi distraggono solo qui? Perché mi fanno paura? Che li temono anche i miei avversari? Per questa tecnica, il sottoscritto Joker ha deciso di rubare le parole del suo antagonista. I pipistrelli a voi fanno paura? Questi mob assolutamente inutili potranno mai spaventare l'admin di un server? Beh, l'admin di un plotmi che ho incontrato recentemente è fuggito via a gambe levate dopo aver visto cosa possono fare questi pucciosissimi esserini. Questa tecnica, che ho denominato Batlag, è uno dei lag pack forse più terribili mai creati in Minecraft. Ringrazio ancora la Noyan per aver inserito nel gioco questo mob inutile, i costruttori pagheranno questa scelta a caro prezzo. La macchina che dovete costruire è molto simile a questa casetta. Null'altro che una serie di dispenser piene di uova di questo mob da attivare tutte assieme con un circuito di pietra rossa simile a quello che vi ho fatto vedere. Successivamente, dato che i plotmi sono molto vasti, dovete attirare utenti nella nuvola nera che si viene a creare per vedere le loro reazioni. In questo caso ho anche tolto i dispenser per non far capire subito che sono stato io a fare il macello.
Inoltre tenete presente che i pipistrelli col tempo si spostano, quindi poco alla volta mezzo server diventerà ladoso. Preparate i popcorn perché la scena che vedrete tra poco sarà epica. Io ho cercato di attirarlo da me perché avevo problemi di lag, lui mi risponde quindi che è tutta colpa del mio PC e non ci casca, ma quando gli dico che è pieno di pipistrelli, guardate che succede. Oh mio Dio, hai ragione! Devi vedere. Ma come cazzo è possibile? Questa scena è epicità pura. Il povero utente che, in mezzo al lab, con armi in mano cerca di far fuori tutte le migliaia di pipistrelli che ha intorno. Io ho riso per mezz'ora, ora potete ridere pure voi. Guardate poi cosa succede quando gli dico che sono stato io a fare tutto quel casino, mentre Logner intanto va a farsi i cazzi suoi e slogga. Che cosa hai fatto? Niente, ho solo spawnato migliaia di questi animaletti. Buona caccia Keep for Frog. Già che ci sei, avverti anche Logner che sono stato io, così magari tanto per cambiare mi banna. Comunque ho appena controllato, a 2 giorni di distanza ancora nessun ban e pipistrelli in libertà. Se volete pure voi fare visita a questo server, trovate l'IP in sovraimpressione. Questa tecnica in teoria funziona ovunque siano disponibili e funzionanti le uova di mob. Quelle di pipistrello sono le migliori perché sono mob difficili da far fuori a mano e più veloci nello spostarsi da un posto all'altro. Inoltre, i mob, al contrario dei carrelli visti prima, sono immuni a clear lag. Arrivederci alla prossima.